Adesso continuiamo a restare su Pescara, andando a collegarci in diretta con Luca Pompei. Ecco, Luca è già pronto. Buongiorno Luca. Questa mattina hai seguito un blitz della Guardia di Finanza nel quartiere Rancitelli, al Farro di Cavallo di Pescara, un blitz antidroga. Allora, quali sono i dettagli di questa operazione? Ciao Anna, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, intanto i mezzi messi in campo dalla Guardia di Finanza, che dalle prime ore di questa mattina ha effettuato un consueto controllo sulla zona di Rancitelli, in particolare all'Afferro di Cavallo. È stato utilizzato anche, come vedete dalle immagini, un elicottero Volpe 415 e varie unità cinofili e dei Baschi Verdi per effettuare tutta una serie di perquisizioni negli appartamenti nell'ambito dell'operazione Drug Market. Si stanno ancora vagliando, si sta facendo una sorta di inventario di quanto emerso da queste perquisizioni, che, come vedete da queste immagini, sono state estremamente capillari. A seguire, questo nelle prime ore della giornata, a seguire si sono effettuati tre sgomberi da parte di residenti abusivi, con l'aiuto e il sostegno delle forze della Polizia Municipale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, oltre alle ditte di trasloco incaricate ad effettuare questi sgomberi. Però noi in mattinata abbiamo un po' tastato il polso della situazione e ci siamo imbattuti in Luca Sarodi. Tra poco lo facciamo vedere. Luca Sarodi è un avvocato pescarese, storicamente al fianco di molti dei residenti di quella zona. Ebbene, abbiamo voluto anche sentire una sorta di altra campana rispetto a tutto quello che si dice, si scrive sulle attività all'interno del Farro di Cavallo. Luca Sarodi ha puntualizzato sul fatto che molti sgomberi sono assolutamente da contestare rispetto ad una legge regionale che è già stata impugnata dal governo e che è molto severa rispetto a quelli che sono i requisiti per occupare un'abitazione. Se all'interno di questa abitazione si svolge un'attività illecita, è giusto emettere la decadenza di occupazione. Altrimenti vincolarsi in qualche modo ad attività vecchie, quindi retroattive, questo rappresenta un vulnus anticostituzionale che va contestato in tutte le sedi opportune, ci ha riferito Luca Sarodi. Staremo a vedere da questo punto di vista. Ad ogni modo, c'è da sottolineare che questa mattina tutte le operazioni che sono state effettuate dalle varie forze dell'ordine si sono potute svolgere nella totale tranquillità, non si sono registrati momenti di tensione, nemmeno per quanto riguarda gli sgomberi. Probabilmente le persone interessate erano già state avvisate da mesi, ci sarebbe stato questo sgombero, e quindi probabilmente si sono organizzate per tempo. Anna, restiamo in attesa di avere un inventario completo e dettagliato sull'attività svolta, in particolare, come vedete dalle immagini, dalla Guardia di Finanza su molteplici abitazioni del Ferro di Cavallo in zona Rancitelli. Vedremo nelle prossime ore se possiamo darvi informazioni più dettagliate. A te.